Buon pomeriggio e benvenuti al Diario di Papa Francesco, puntata speciale dedicata ai martiri contemporanei, a quelle persone che ancora oggi o proprio oggi perdono la vita in diversi angoli del mondo per il solo fatto di essere cristiani, di credere nel Vangelo e in Gesù. Il 2014, lo dicono importanti agenzie internazionali, è stato l'anno dell'età moderna in cui il livello di persecuzione dei cristiani è stato il più alto, di cui l'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana di dedicare la veglia di Pentecoste, la veglia di oggi, proprio alla preghiera per i martiri contemporanei. E Papa Francesco via Twitter ha pregato perché lo Spirito Santo infonda nei cristiani perseguitati mitezza, pazienza, forza, esattamente ha detto consolazione e fortezza. La puntata di oggi, la giornata di oggi, la vogliamo dedicare però anche a un martire contemporaneo, ucciso 35 anni fa, il 24 maggio del 1980. Sto parlando dell'arcivescovo di San Salvador, Oscar Romero. Tra poco, tra circa un'ora e mezza, trasmetteremo in diretta la messa con cui finalmente sarà beatificato. La puntata di oggi sarà però un giro anche un po' per il mondo, dentro le comunità perseguitate. Allora vi presento i miei compagni di viaggio, Monsignor Domenico Pompili, vescovo eletto di Rieti, ma fino a 8 giorni fa portavoce della Conferenza Episcopale Italiana. Benvenuto. Grazie. Bentornato. Un grande viaggiatore, un grande reporter, Giorgio Fornoni. Bentornato, Giorgio. Grazie, grazie all'invito. Lucia Capuzzi, collega della redazione esteri di Avvenire e esperta di America Latina. Benvenuta, Lucia. Grazie, buonasera. E il mio compagno di escursioni quotidiane del Diario di Papa Francesco, Marco Burini. Ciao, Marco. Ciao, Gennaro. Ciao a tutti. Don Domenico, cominciamo dall'iniziativa della Conferenza Episcopale. Come è nata, come è stata accolta? Che cosa succede oggi? È nata prendendo ancor più consapevolezza di quello che si diceva poc'anzi, cioè che il 2014 è stato un anno nel quale c'è stata una escalation di martiri cristiani, ma è nata però con un'attenzione a fare di questa giornata un momento di riflessione che non si limitasse ai martiri cristiani, ma avesse come obiettivo quello di far riflettere l'opinione pubblica sulla condizione di molti di qualsiasi religione si siano, che oggi nel nostro mondo sono impediti di poter credere, di poter esprimere pubblicamente la propria fede. Perciò l'invito è quello ad una preghiera che sappia essere ecumenica, nel senso più ampio del termine, e sappia mettere l'opinione pubblica internazionale di fronte a questa che è una vera forma di scandalo, e cioè che nel nostro mondo, in cui spesso ci inorgogliamo per le nostre libertà, venga meno proprio questa che è la fondamentale, la libertà religiosa, a motivo appunto di un mondo che sappiamo essere attraversato da conflitti in cui spesso i più deboli pagano il prezzo più alto. Lucia, ci aiuti a fare un po' una cartina geografica delle persecuzioni e dei paesi dove non c'è libertà religiosa, dove i cristiani poi in particolare sono perseguitati? Sì, la situazione, sicuramente il grande buco nero è il Medio Oriente. Abbiamo in mente la situazione dello Stato Islamico, la Siria e l'Iraq. Proprio 2 giorni fa è stato rapito in Siria il gesuita Jacques Murad, un altro, dopo Padre Dall'Oglio, dei gesuiti del dialogo. E è molto indicativo anche quali siano i bersagli preferiti dell'estremismo. Sono quelle persone che, incarnando il Vangelo e testimoniandolo davvero, si pongono come ponti di dialogo per rappresentare gli interessi dell'intero popolo, che sono quelli di trovare un dialogo. E questi fanno molta più paura e per questo vengono perseguitati. Purtroppo però non c'è solo il Medio Oriente, c'è l'Africa, c'è la situazione appunto nigeriana, il Kenya con gli studenti di Garissa, colpiti perché studenti, e quindi la cultura come strumento di emancipazione e di lotta all'estremismo è perché cristiani. Sì, lì fu fatta una selezione come in altre occasioni. Esattamente, no? Fu fatta la selezione, gli islamici furono lasciati andare, i cristiani furono uccisi, cercando di mammantare la loro furia sanguinaria con una pretesa di pulizia religiosa. In realtà qua vediamo quanto si bestemmi in questo modo il nome di Dio, perché nessun Dio ordina di uccidere, questo lo ricorda molto bene Papa Francesco, ma anche l'America Latina, dal Messico alla grande persecuzione che spesso arriva a vere e proprie minacce di morte o anche a
tentativi seri dei difensori dei migranti, cioè le persone che si mettono dalla parte dei migranti e che aiutano i migranti in America Latina, che sono osteggiati dai narcotrafficanti. E in America Latina credo che sciocchi ancora di più, perché è un continente profondamente cristiano. Allora qua torniamo al caso di Romero. Chi si dice formalmente cristiano perseguita altri cristiani perché non si limitano alla forma ma incarnano il cristianesimo. Insomma, battezzati che uccidono cristiani. Esatto. L'Asia, penso al caso di Asia Bibi. Quindi al Pakistan in particolare, dove ci sono numerosi martiri cristiani. Tra poco chiederemo anche a Giorgio di raccontarci una sua esperienza sul campo. Prima però diamo uno sguardo complessivo insieme a Paul Gallagher, il segretario per i rapporti, il segretario della Santa Sede per i rapporti con gli Stati, intervistato proprio sui cristiani perseguitati da Paolo Fucili. Ma certamente le testimonianze che abbiamo ascoltato sono allarmanti. Questa situazione di violenza, di persecuzione, di fuga. E così, avete ragione, e non possiamo presumere che c'è un futuro, anche se noi crediamo, noi vogliamo, noi esigiamo un futuro per i cristiani in Medio Oriente. Questo è un momento quando bisogna suonare un allarme nel mondo e in Europa in particolare, sia per nostra vicinanza geografica, sia per le nostre comune eredità, patrimonio. Forse noi cristiani d'Occidente ci siamo accorti troppo tardi di questa tragedia. Credo di sì, è la realtà che un discorso religioso che qui in Europa è talmente una cosa privata e personale che noi non riusciamo di vedere un po' questo come la vita, diciamo, di questi cristiani perseguitati, e che questo sia tutto un risultato della loro identità religiosa. Ma se uno Stato non può o non vuole garantire non solo i diritti, ma la stessa incolumità delle minoranze, che siano religiose ed etniche, esiste un diritto, forse magari anche un dovere della comunità internazionale ad intervenire? Ogni caso deve essere valutato individualmente. Evidentemente ci sono, come abbiamo visto nella storia non solo del mondo ma di questi ultimi tempi, ci sono circostanze quando c'è un dovere di intervenire. Però in pari tempo dobbiamo fare sforzo per evitare di fare questo, per non compromettere, diciamo, la sovranità di una nazione. Però sì, ci sono, si possono essere veramente circostanze quando di essere indifferenti, di essere inattenti, sarebbe pure una cosa da evitare, è una situazione che ci impone un dovere morale. Cosa pensa che l'ONU potrebbe fare, non così in termini teorici, ma concretamente subito ora, in relazione al problema delle minoranze cristiane in Medio Oriente? Qualsiasi decisione e risoluzione da parte delle Nazioni Unite avrebbe un significato molto importante, può darsi che sia un significato anche simbolico, però potrebbe presentare al mondo una visione di un mondo unito di fronte a una tale minaccia. Ed eccoci di nuovo in studio. Marco, subito prima della pubblicità abbiamo sentito Monsignor Gallagher, il segretario per i rapporti con gli Stati, individuare una delle cause possibili della disattenzione dell'Occidente nei confronti dei cristiani perseguitati. Questo aver ridotto la religione a un fatto privato, a non considerarla una ragione, quindi a non capire che in un altro paese si possa essere uccisi, perseguitati, in ragione invece di questa appartenenza. Sì. Sì, penso che questa sia una pista di lettura. Effettivamente noi nelle nostre città, nei nostri stati, abbiamo fatto nostro un modello di religione che tutto sommato non deve disturbare troppo il manovratore. Sì, ci sono anche ovviamente espressioni pubbliche della fede, però forse bisogna riacquistare quel senso della fede come fede di popolo. Introduco questa parola che sarà fondamentale anche perché andiamo verso Romero, e non è una parola che ormai
ci suona più tanto nuova, visto che è una parola chiave anche del pontificato di Francesco. Forse dobbiamo ricominciare a masticare delle parole come popolo, come fede popolare, per capire qual è la posta in gioco, perché ci sono dei martiri oggi, perché la fede diventa qualcosa di fondamentale se è una fede di popolo, non tanto, e finisco, non tanto lo spazio pubblico, nel senso ne parliamo magari anche qui in TV o sui social network e può lasciare il tempo che trova, ma quando invece diventa ragione di vita per le persone tutti i giorni, allora diventa scandalo, come ricordava prima Don Domenico, e quindi scorre il sangue. Gallagher ha fatto anche riferimento indirettamente al magistero di Francesco, che parla del diritto dell'aggressore a essere fermato, non soltanto quindi della difesa dei deboli, ma una difesa in qualche modo dell'aggressore stesso, dal suo stesso male. Sì, credo che questa sia una dottrina molto antica, già Tommaso d'Aquino faceva riferimento alla possibilità di difendersi dal tiranno criminale, e penso che questo dica quanto sia importante anche che gli organismi internazionali si assumano le proprie responsabilità e non si limitino soltanto a parole di circostanza. Volevo però aggiungere, se posso, rispetto alla notazione di Gallagher che stava appunto commentando Marco, il fatto che probabilmente la nostra disattenzione è legata anche al fatto che il cattolicesimo, o comunque il cristianesimo, dall'illuminismo in poi ha subito un bagno, per così dire, di rigenerazione, e ha ben distinto quello che aveva dimenticato strada facendo nel rapporto tra la Chiesa e lo Stato. E diversamente dal cristianesimo, l'Islam, che è un mondo molto complesso, credo che faccia invece fatica, perché non ha ancora avuto questo test che in qualche modo aiuti a comprendere questa distinzione. Per noi quello che è ovvio oggi, per loro non lo è, perché non hanno avuto questo processo storico. Giorgio, prima Lucia ci ha fatto un quadro generale delle persecuzioni. Tu sei un reporter di campo che ha girato, che ha visto, che ha toccato con mano. Ci racconti una storia, un paese, una comunità dove hai appunto visto la persecuzione del popolo, la persecuzione dei cristiani? Ma uno dei primi che mi torna alla mente è quando stavo facendo l'inchiesta sul sfruttamento del petrolio sul delta del Niger, appunto in Nigeria, dove stavo appunto giù nella zona dei Mend, giù nel delta, e a quel punto sento proprio queste grandi notizie che il Boko Haram agli inizi cominciavano proprio a nord a sparare, a uccidere, a bruciare, a fare questi disastri. Cioè, ma non subito la comunità internazionale si è resa conto di ciò che stava succedendo. È lì che forse bisognava intervenire. Come bisognava intervenire, per esempio, anche in molte altre situazioni, tipo in Iraq ovviamente, o in Siria, la stessa cosa anche in Libia. Per esempio, recentemente ho sentito ancora, l'avevo già intervistato un paio d'anni fa, ma il signor Martinelli, che è appunto il francescano, che a Tripoli tenta veramente fino in fondo di stare con la sua gente, poca gente però vuol tenere salda questa sua presenza. La stessa cosa, no? Come voi citate, anche i famosi monaci di Tibirine che hanno perso la vita nel 96, anche loro vogliono stare vicini al loro popolo, a quel popolo che aveva bisogno dei monaci pur essendo in territorio musulmano. Ecco qui che, come diceva, forse l'Islam ancora deve svilupparsi, deve ritrovare un po' queste cose. E infatti i monaci sufi stanno comunque in qualche modo puntando in questa evoluzione. Ecco, comunque oggi mi ricordo anche in Afghanistan nel 96, quando sono arrivati i talebani, ero là, avevo incontrato Alberto Cairo, mi aveva portato da quattro suore di Madre Teresa, no, che in una piccola stanza facevano le loro orazioni. Cioè, purtroppo in certi stati non è possibile fare delle cose in modo pubblico, ci sono quelle delle piccole osi che però danno dei segni in qualche modo. E chiedevo per esempio a una suora del mio paese che viveva in Algeria allo stesso modo, più di 40 anni, come vivevano quelli di Tibirine. Ecco, anche noi, mi diceva, abbiamo sofferto questa pressione, però noi non potevamo abbandonare. È l'immagine delle catacombe quella che in qualche modo ci hai fatto tornare a mente. Ma iniziamo ad andare dentro queste comunità, andiamo ad Erbil, nel Kurdistan iracheno, a sentire la testimonianza di due bambine sulla loro persecuzione, una testimonianza raccolta da una TV satellitare, Sat7. Sentiamo. Sì.
النهاردة يا أولاد إحنا هنيجي نزور مجموعة تانية من الأطفال في مكان اسمه عنكاوا مول. تعالوا ندخل جوه ونشوف الولاد النهاردة عايشين إزاي. ازيك يا فلورين؟ مليحة. وازيك يا مريوم؟ زينة. أنت كويسة؟ يس. طيب أنتوا لما بتفتكروا أيام كراكوش والوقت بتاع بيتكم، إيه أكتر حاجة بتزعلوا إن هي مش موجودة هنا دلوقتي؟ احنا نريد مدرستنا وكنيستنا يسوع معانا، اي مكان نروح يسوع معانا هو. يعني حتى هنا في المخيم يسوع معاكي؟ نعم. يسوع فين؟ قلبنا. طب واللي يسوع يبقى عايش في قلبه مش بيبقى بيضحك؟ ايه عشان كده انتوا بتضحكوا صح؟ ازيك يا مريم؟ زينة. انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرجي عليه شيك فعلا؟ ايوه. طب وايه رايك؟ بتحبي البرنامج؟ ايوه. تحبي سات 7 كيدز؟ ايه. ايه اكتر حاجة انتي حاسة ان هي كنتي بتحبيها في كراكوش مش موجودة هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. انتي حاسة بأي ناحية الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما رح أسويهم ولا شيء، بس يعني أقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ أيوة. كنت بتحبي المدرسة في كراكوش صح؟ أيوة، وكنت أولى دايما. كان عندك صحاب كمان في المدرسة؟ أيوة. مريم انت عارفة ان انت بطلة؟ أنا أحب أكون بطلة وأحب أيضا أكون بالمدرسة، لأن اللي بالمدرسة يحبون المدرسة هم اللي كانوا يطلعون دائما أوائل. أنت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا. وأنت حتى علمتني. علمتك إيه أنا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري. حسيت بمشاعري، أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. حبي لفادي مجيد يوما فيا ومن سيزيد عمر جديد يوم سعيد يوم اتحاد بالحبيب. لوشيا، com'è possibile tanta saggezza, tanta serenità, tanta misericordia in un bambino? Perché i bimbi, la verità sta nella bocca dei bimbi. In realtà è indicativo la fede di questa bambina e soprattutto il messaggio che ci trasmette, che poi è il cuore del martirio. Non odiare l'aggressore, avere la forza, e questa la può dare solo lo spirito, di non odiare chi ti procura tanta sofferenza. È molto toccante la parola di questa bambina e devo dire che ci dà un grande insegnamento anche a quelle voci che si levano e che spesso invocano i giusti sentimenti di vendetta o di revanchismo. Il martirio cristiano non ha niente di tutto questo. Il martire cristiano muore pregando per il fratello assassino. E in questo senso forse risiede la paura che possono esercitare i cristiani quando si testimoniano davvero. Martirio poi vuol dire testimonianza. Il fatto che la fede non sia solo una professione astratta, ma si incarna e implica delle conseguenze nel tuo modo di comportarti con gli altri, con chi ti accetta e con chi non ti accetta. È un paradosso che certe volte il desiderio di vendetta si senta più qui a distanza che dalle comunità effettivamente colpite, ma ci torneremo, perché prima voglio leggervi un'altra testimonianza, una lettera di un prete iracheno scritta al Papa l'estate scorsa. Al Santo Padre Nostro, Pastore Misericordioso, mi chiamo Benam Benoka, sacerdote di Bartella, una piccola città cristiana nei pressi di Mosul, vicerettore del seminario cattolico ad Ankawa. Oggi mi trovo in una tenda che ho fondato con uno staff di medici e volontari per dare un soccorso medico ai nostri fratelli rifugiati dalla persecuzione. Santità, la situazione delle tue pecorelle è miserabile. Muoiono, hanno fame, i tuoi piccoli hanno paura e non ce la fanno più. Noi sacerdoti, religiosi e religiose siamo pochi.
e temiamo di non poter rispondere alle esigenze fisiche e psichiche dei tuoi e dei nostri figli. Vorrei ringraziarti tanto, anzi tantissimo, perché ci porti sempre nel tuo cuore. Mettici lì, sull'altare dove celebri la messa, affinché Dio cancelli i nostri peccati e abbia misericordia di noi e magari tolga da noi questo calice. Le scrivo con le mie lacrime, perché qui siamo in una valle oscura, in mezzo a un grande branco di lupi feroci. Santità, temo di perdere i tuoi piccoli, soprattutto i neonati, che ogni giorno si affaticano e si indeboliscono di più. Temo che la morte ne rapisca alcuni. Mandaci una tua benedizione per avere la forza di andare avanti e magari di resistere ancora. Ti voglio bene, Benam, Benoka. Io vorrei parlare al telefono adesso con Benam Benoka in collegamento da Ankawa, questa città dei rifugiati. Ci siamo già sentiti a Natale scorso, noi siamo stati testimoni di una telefonata di Papa Francesco, ma Papa Francesco aveva già dato immediatamente risposta a questa lettera. E voglio sapere, intanto benvenuto Padre Benoka. Salve. Intanto vogliamo sapere come state, in che situazioni state, se è cambiato qualcosa dalla lettera che ho appena letto. Veramente ciò che è stato cambiato da quasi più di 10 mesi fino adesso sono due cose. La prima, direi un po' positiva, è che oggigiorno non ci sono cristiani che vivono in tende, fra quelli che sono diciamo fuggiti dall'ISIS verso Ankawa e tutto il nord dell'Iraq. Dall'altra parte, la cosa direi negativa è che oggi sono pochi quelli che parlano dei cristiani sofferenti qui in Iraq, come se fosse il problema è stato eliminato e non ci sono più problemi. Invece non lo è. Padre Benoka, ma qual è la speranza della tua comunità in questo momento? C'è una speranza di sopravvivere ad Ankawa o di tornare nelle proprie case, nelle proprie città? C'è ancora questa speranza? È una speranza realistica? Direi tutti quanti vorrebbero tornare alle loro case. Un giorno magari l'Iraq possa tornare ad essere un paese tra i primi del mondo arabo a guidare la democrazia e i diritti umani. Anche quelli che stanno fuori dell'Iraq, che vivono lì in Europa, in America, da decine di anni, sognano di tornare in Iraq. Questo però purtroppo, direi, non voglio essere pessimista, ma realista. Oggi con l'avanzata dell'ISIS che ha potuto riconquistare moltissimi terreni che aveva perso nel mese scorso, dà l'impressione un po' negativa sull'animo della nostra gente. La gente sì che parla di voler tornare alle case, però oggigiorno è più sa che questo non direi impossibile, ma molto difficile. Che cosa rappresenta per te, per la tua comunità, la giornata di preghiera indetta oggi dalla Conferenza Episcopale Italiana? Sì, ormai queste giornate di preghiera per noi è la forza spirituale dei nostri sfollati cristiani. Però anche io chiedo a tutti, chiedo al Santo Padre le sue preghiere, chiedo anche le preghiere di tutti i cristiani del mondo. Magari si possa organizzare una giornata mondiale, cioè
di tutte le diocesi del mondo che possono organizzare almeno una giornata per pregare intensamente per i cristiani dell'Iraq, affidare i cristiani alla Madonna, che questo è il suo più grande mese, magari dedicare il Medio Oriente alla Madonna, che ci possa aiutare a stare più fedeli ai nostri principi cristiani. Don Domenico, che cosa vuoi dire anche su questo a padre Benoca? Che siamo molto contenti che siamo riusciti a farvi pervenire la nostra attenzione, che in realtà non si è mai interrotta e che ha cercato in questi mesi di starvi accanto con le nostre possibilità, anche con qualche tentativo di visita come quelle immagini che stavamo appunto vedendo del segretario generale, ma credo che dobbiamo continuare ad alimentare l'opinione pubblica con informazioni sempre più puntuali su quello che state vivendo, che è drammatico, ma nello stesso tempo dalle tue parole così pacate e serene ricavo anche la forza di una testimonianza che non si abbatte, e per me questo è uno schiaffo alla nostra inerzia, anche al nostro modo un po' pantofolaio di essere cristiani, perché voi siete veramente nelle pesti e riuscite a mantenere questa calma che viene da molto lontano. Grazie. Grazie davvero, padre Benoca. Grazie a voi, grazie a tutti. Anche noi preghiamo per voi. Grazie. Ed è effettivamente vero, la cifra di questa giornata del martirio ci rimanda proprio al significato originario del termine martire, che vuol dire testimone. Più che un racconto di buio e di dolore, sembra essere un racconto di luce, quella che abbiamo visto anche nelle parole, nella testimonianza delle due bambine, nella testimonianza adesso di padre Benoca. Forse invece l'immagine più buia, più brutta di tutte, recente, della persecuzione è quella dei 21 cristiani copti decapitati in Libia, in riva al mare. Sono immagini che hanno fatto davvero il giro del mondo, girate dalla stessa ISIS. Ma accanto, contro, più forte di quelle immagini, crediamo che ci siano state altre testimonianze. Una di queste l'ha raccolto proprio Sat7, questa emittente satellitare che trasmette in Medio Oriente e Nord Africa, che ha raccolto la telefonata del fratello di uno dei cristiani uccisi. Sentiamo che cosa ha detto. Inquietanti, macabre, abominevoli. Le immagini dei 21 cristiani d'Egitto uccisi dall'ISIS sulla costa libica riverberano dai computer ai telefonini, alla TV, fino al satellite, da cui diffonde le proprie trasmissioni anche Sat7, punto di riferimento per milioni di cristiani in Medio Oriente e Nord Africa. È nel corso di un programma musicale che arriva una telefonata in attesa, quella di Bashir, che in quel massacro ha perso due fratelli di 25 e 23 anni. Le sue parole, cariche di misericordia, lasciano di stucco. La gente ci crede in preda alla disperazione. In verità siamo orgogliosi dei nostri martiri. I cristiani vengono perseguitati sin dal tempo degli antichi romani. La Bibbia ci dice di amare i nostri nemici e di benedire chi ci maledice. Sembra incredibile, ma nonostante la barbarie, Bashir riesce a trovare un motivo per cui essere grato ai terroristi. Ringrazio l'ISIS per non aver tagliato nel montaggio le voci dei martiri quando, a pochi secondi dall'esecuzione, imploravano Gesù e ribadivano la fede in Cristo. In questo modo l'ISIS ha rafforzato la nostra fede. Il conduttore gli chiede infine se i suoi sentimenti siano condivisi anche da quel che resta della sua famiglia. Ho sentito oggi mia madre. Le ho domandato cosa avrebbe fatto se avesse incontrato per la strada il boia dei suoi figli. Mi ha risposto che lo inviterebbe a casa nostra perché ci ha aiutato ad entrare nel regno dei cieli. La telefonata si conclude con una preghiera, non per i suoi fratelli, ma per i suoi nemici, i membri dell'ISIS. Possa Dio salvarli, aprendo i loro occhi, facendo svanire la loro ignoranza e i cattivi insegnamenti che hanno ricevuto. Amin, ya habibi, amin. Insomma, Marco, il miracolo del perdono. Guarda, io questa cosa non riesco nemmeno a commentarla, di tanto che
forte e scandalosa nella sua serenità. Un po' Paolo, no? Con lo scandalo per i pagani, stoltezza per i greci. Sì, sì, sì. Preferisco sottolineare una cosa un po' più giornalistica ma interessante, cioè il lavoro di Sat7, che richiamandomi un po' anche a quello che ci chiedeva padre Benocca, cioè se Sat7, dico così senza neanche avere gli elementi in mano per dirlo, ma se riuscisse a funzionare un po' come ha fatto Al Jazeera, cioè diventando un emittente che raccolga e rilanci la testimonianza dei cristiani in Medio Oriente prima che sia troppo tardi e che acquisisca un ruolo anche politico come ha avuto Al Jazeera, che ha plasmato un'opinione pubblica ed è diventato un attore sulla scena mondiale, ecco, questo sarebbe, sto facendo un ragionamento laterale ovviamente, non sto parlando della preghiera che è il cuore, però accanto a questo, se anche qualcosa si muove, sto parlando del nostro lavoro, del nostro mestiere, e se noi riusciamo a rilanciare una cosa del genere, magari si riesce a... Dal vostro osservatorio si sta muovendo qualcosa nella direzione in cui dice Marco, Lucia, Giorgio? Dal mio punto di vista, vedendo anche tutte queste immagini, mi viene proprio subito da dire... Bisogna tornare ancora a monte, dobbiamo smetterla con le guerre, dobbiamo trovare un qualcosa, una strada, perché altrimenti facciamo come le organizzazioni non governative che vanno ad asciugare le ferite. Dobbiamo cominciare a trovare anche la soluzione, perché già da molto tempo si parla e si dice di tutte queste cose, però il mondo ci sta sempre più infuocando, quindi io dico dal mio punto di vista che bisogna tornare ancora un po' a monte, a pensare a monte, se no continueremo veramente a creare mausolei, a tagliare nastri, però ogni giorno invece bisogna fortemente avere la volontà. Certo, sentendo queste persone ti viene da dire sono tutti martiri, e mi viene da dire anche un'altra cosa: noi nel nostro benessere saremmo capaci, noi occidentali, di avere questa forza? Questa è una domanda che mi sono fatto. Lucia. A me piace ricordare, è stata bellissima questa testimonianza, perché dimostra la sconfitta dell'estremismo. È questo, il martirio è una scelta apparentemente perdente, appunto lo scandalo della croce, e poi invece dimostra la vittoria nel lungo periodo. Perché quello che gli estremisti vogliono, lo Stato Islamico lo rappresenta in modo emblematico, è quello di fomentare una guerra fra le religioni, cioè ammantare la loro barbarie con un'ideologia religiosa. Non ha niente a che vedere con questo, e la sconfitta è questa telefonata, è un'altra testimonianza di un altro gruppo di etiopi massacrati dall'ISIS, di cui è stato trasmesso il video. In mezzo a questi cristiani massacrati c'è anche un islamico che ha rifiutato di lasciare l'amico ed è stato martirizzato anche lui. Ecco, questo io credo che ci dia il messaggio su cui dobbiamo lavorare davvero nell'informazione, ma anche come operatori dell'informazione, trasmettere un messaggio che Dio non vuole nessuna forma di vendetta e che il martirio deve essere una vittoria alla fine contro l'estremismo e contro queste voci che cercano di ammantarsi di religione per strumentalizzarla. E la cosa peggiore, credo, quello di rivestire di religione una sete di vendetta, una sete di potere, è la grande tentazione, no? E il martirio la smaschera. All'inizio della storia del cristianesimo il sangue dei martiri, come scriveva Tertulliano, è stato seme di nuovi cristiani. Oggi può essere ancora così, o invece c'è un drammatico rischio di estinzione del cristianesimo in alcune aree del pianeta? Il rischio di estinzione è reale, perché nelle zone evocate da Lucia i cristiani sono paurosamente diminuiti, e tuttavia non bisogna lasciarsi neanche ingannare da questo, perché il seme dei martiri effettivamente è fecondo, e questo che abbiamo ascoltato non può lasciare indifferente nessuno. Ascoltando la testimonianza del fratello di uno degli uccisi, sembrava di riascoltare delle pagine bibliche come quella del libro dei Maccabei, dove il protagonista è la madre di questi sette figli che vengono successivamente ammazzati, e mantiene inalterata la sua fiducia nel Signore. E penso che questa capacità di presa sulla realtà, a dispetto di quello che possiamo immaginare, dice di una fede che continuerà
a seminare i suoi frutti nel tempo. E questo, Marco, secondo te che cosa dice a noi queste testimonianze? Dice che la fede appunto non è a buon mercato. Appunto, mi rifaccio alla domanda di Giorgio, ma se succedesse a noi, e non è una domanda poi così ipotetica, cioè nel senso che appunto la storia non ci insegna niente, però se andiamo a rilevare, non ci insegna nel senso che si rifanno gli stessi errori, le stesse tragedie, le stesse stragi, e l'uomo è un animale violento per certi, cioè è un'evidenza. Però se noi andiamo a rileggere la storia ci accorgiamo che ci sono dei cambiamenti di epoca anche molto repentini, molto veloci, e noi siamo probabilmente in una fase di cambiamento, anche queste grandi migrazioni inarrestabili, questi movimenti di popoli che scappano dalla guerra, dalle persecuzioni, cioè il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi, e noi e io, se fossi chiamato a una prova decisiva, come mi muovo? Certo, un conto è la domanda personale che si può far Giorgio, come posso fare io, che puoi fare tu, e poi il problema è tradurla in maniera anche collettiva, cioè in maniera di comunità, per esempio di Chiesa italiana, per esempio di chiese europee. Cioè c'è sempre anche appunto il doppio aspetto, quello personale e poi quello delle comunità, che effettivamente sono interpellate, sono chiamate a mettersi di fronte a questa emergenza, che non è anche... È facile dire emergenza umanitaria, no? Cioè mettiamo sempre delle etichette, delle frasi fatte che sono già appunto noiose e nauseanti. Ma prima che un'emergenza umanitaria, appunto è un appello alle coscienze, alla mia coscienza, alla nostra coscienza. Non è appunto un tentare di tappare il buco con il dito, cioè la diga con il dito, come qualcuno pensa di fare, in maniera più o meno sincera. Abbiamo al telefono Don Julian Carron, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Benvenuto, Don Julian. Buonasera, grazie. Abbiamo ascoltato delle testimonianze di martiri cristiani, di fratelli, di persone che hanno perso la vita per il solo fatto di essere cristiani. Sono state, che cosa dicono a lei queste testimonianze? Sono segno di disperazione o in qualche modo anche di speranza? Segno di disperazione per nulla, perché tanti di loro avrebbero potuto scegliere in tanti modi un'altra modalità di vivere, di partire per un altro posto. Invece loro sono rimasti lì per poter testimoniare davanti a tutti che cosa era per loro la cosa più cara, che è la fede. E questo a me stupisce sempre, perché come se mi rendesse più cosciente che cosa è questo dono che abbiamo ricevuto, perché un altro fratello cristiano sia disponibile fino a poter dare la vita per quel dono che abbiamo ricevuto. Quale sarà la preghiera che farà oggi nella veglia di Pentecoste per i cristiani perseguitati? Soprattutto, prima di tutto, per loro, perché loro che sono chiamati a questa testimonianza suprema che è il martirio, sempre secondo la sua attenzione, un testimone di Cristo, possano ricevere da Cristo e dallo Spirito tutta questa energia che hanno bisogno per poter appunto essere testimoni. E per noi, perché tutti noi che vediamo queste cose ci lasciamo edificare, lasciamo colpire, cambiare e trasformare di questa testimonianza, fino al punto che possiamo renderci consapevoli di che cosa è la fede. Mi stupisce sempre che quello che diceva una volta l'arcivescovo di Mosul, che cosa chiede a noi è vivere noi la fede. Allora noi la forma di aiutarli è vivere
anche noi la fede, per questo dobbiamo anche chiedere che la loro testimonianza sia per noi un aiuto a vivere la nostra fede nel posto in cui Cristo ci chiama a viverla. E la Chiesa di Roma che cosa può fare di più, secondo lei, per queste comunità? Prima di tutto la Chiesa già fa quello che loro ci chiedono di fare, testimoniare con la nostra vita la preziosità della fede, che rende anche per loro ragionevole che non sono pazzi, non sono fuori di testa, dando la vita per quel dono che è Cristo, ma che fanno la cosa più ragionevole, quello che la Chiesa ha ritenuto sempre l'espressione suprema della fede e dell'amore a Cristo, seguendo quello che Cristo ha fatto. Non è nessuno mi toglie la vita, io la do liberamente per poter mostrare a voi l'amore che è per voi. Nessuno ha più amore che la vita, colui che dà la vita per gli altri. E la seconda cosa è come possiamo, prima di tutto, aiutarli nella modalità di dirlo in tutti i fori internazionali per poter aiutarli a cambiare le situazioni concrete in cui si trovano e poi aiutarli anche economicamente nel modo con cui possiamo far arrivare il nostro soccorso perché possano affrontare la nuova situazione in cui si trovano. Grazie davvero Don Giulian per essere stato con noi in questa giornata. Grazie a lei, un piacere. Fin qui abbiamo raccontato, ci siamo concentrati, probabilmente la cronaca anche dell'ultimo periodo ci porta a focalizzare l'attenzione in particolare sul Medio Oriente, nel mondo islamico, ma in realtà i numeri dicono anche altro. Il paese in cui ci sono stati più sacerdoti ammazzati negli ultimi 10 anni non è l'Iraq, non è la Siria, ma è un paese cristiano, il Messico, come ci racconta Antonio Soviero. In Messico è allarme rischio vita dei sacerdoti, la denuncia del centro cattolico multimediale della capitale che ha messo in fila il numero degli uomini di chiesa assassinati nel paese al di là dell'Atlantico. 50 negli ultimi 25 anni, 10 solo negli ultimi 2. Una caccia ai preti cattolici che avviene nel silenzio internazionale. L'ultimo a cadere violentemente è stato padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, freddato con un colpo alla testa un mese fa nel centro del paese del presidente Enrique Peña Nieto. Prima di lui nello stato del Guerrero il sacerdote Gregorio López, qui mentre indossa il giubbotto antiproiettile prima di celebrare la messa. È stato trovato morto il giorno di Natale 2014. Nello stesso stato, poche settimane prima, erano stati assassinati il missionario ugandese John Senyondo, in questo luogo è stato ritrovato il corpo, e il 37enne José Ascensión Acuña Osorio. Nel 2013, inoltre, sono stati uccisi Don José Flores Preciado nello stato del Colima, questo il funerale, padre Ignazio Cortés Alvarez nello stato di Bassa California e ancora questi due giovani sacerdoti, Ippolito e Nicolas, trovati morti nella loro parrocchia nello stato di Veracruz, e padre Román Salazar, sempre nello stato di Guerrero. Chissà perché quando si parla del Messico si elogiano i progressi economici, ormai la 12ª economia al mondo, ma poco o nulla si denuncia delle tante vittime dei gruppi criminali, spesso appoggiati da poliziotti corrotti. 120.000 morti e 50.000 desaparecidos negli ultimi 20 anni. Lucia, insomma, i nemici del cristianesimo non sono da cercarsi soltanto nell'area dell'intolleranza religiosa, ma anche nell'area che è il culto del dio denaro, del narcotraffico, e questa è un po' la morale, mi sembra. Esattamente, il caso messicano è uno sempre di quelli che mi ha toccato più da vicino e credo che ponga una domanda a noi, cristiani d'Italia e cristiani d'Europa. In Messico, che è il paese formalmente più cattolico del mondo, con oltre il 98% di popolazione che si definisce cattolica, è il paese dove negli ultimi 10 anni più sacerdoti sono stati uccisi. Evidentemente non sono stati uccisi perché portavano la croce
croce o perché portavano la tonaca. Sono stati uccisi perché hanno avuto il coraggio di denunciare la connivenza e la complicità tra gruppi criminali e istituzioni. Mettersi contro i narcos in Messico vuol dire essere ammazzati. 150.000 morti sono il bilancio degli ultimi 7 anni, quindi una guerra invisibile. Pone a noi anche visibile forse. In realtà molto invisibile. A me fa piacere che si parli tanto di Siria e di Iraq, mi piacerebbe anche che si parlasse di Messico e Centro America. Andremo a parlare di Salvador. In Honduras, nel vicino Salvador, è il paese più violento al mondo. Purtroppo vedo sull'informazione poco spazio a questi temi. Invisibili ai media, neanche il governo ha il coraggio di chiamarla guerra. È una guerra a tutti gli effetti. Ecco, che domanda pone a noi questo tipo di martirio? Quella che pone Monsignor Romero, di cui poi parleremo. Cioè, essere cristiano che cosa vuol dire in Europa e in Italia? Ci siamo posti prima la domanda che cosa faremo noi. Io credo che la domanda sia che cosa dobbiamo fare noi per testimoniare la fede qua. È più visibile quando la persecuzione viene fatta da gruppi atei o gruppi di un'altra religione. Quando avviene all'interno degli stessi battezzati, la domanda è: basta dirsi cristiani, basta essere cristiani della domenica, come li chiamava Monsignor Romero, o essere cristiani vuol dire assumere delle scelte e dei comportamenti? E qua mi riferisco a il nostro comportamento di cristiani d'Italia ed Europa di fronte a un problema che è attuale, che è una delle sfide che ci si pone come cristiani, l'emigrazione, la migrazione massiccia di profughi e rifugiati. Vale più l'idolo, cioè è sufficiente, molto spesso non si è cristiani o si è cristiani, ma si adorano più altri idoli, mi riferisco al denaro, mi riferisco al potere. In un momento di crisi in Europa, che è difficile per tante persone, abbiamo il coraggio di essere cristiani e di porci il problema che questi esseri umani che sbarcano sulle nostre coste sono comunque nostri fratelli, al di là di qualunque religione e etnia appartengano? Cioè, insomma, rivedere le priorità in qualche modo, no? Non il nostro benessere in senso stretto, ma il Vangelo. Papa Francesco a questo proposito ha citato più volte il Vangelo, che dice: dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Giorgio, tu sei stato in Messico, che cosa puoi raccontarci visto da vicino? Beh, visto da vicino, ho seguito veramente proprio da vicino tutta la storia del Chiapas, per esempio, già dal 94, poi ero molto amico di Samuel Ruiz, quindi sentivo proprio... Chi è Samuel Ruiz? Beh, era il vescovo di San Cristóbal de las Casas, proprio era l'uomo di riferimento sia per la fede cattolica, sia per i campesinos, era l'uomo proprio dei poveri, anche lui. Quindi tentava di fare da mediatore tra la guerriglia da una parte, che non era guerriglia violenta, ma semplicemente di difesa, con il governo dall'altra, per il grosso sfruttamento che dava appunto il governo con loro. E Samuel Ruiz continuava a mandare messaggi in questo senso, ma non sempre era neanche compreso da noi, dalle nostre parti. Insomma, ecco, comunque era anche lui l'uomo che lottava contro la povertà, che lottava a favore di questi indios, che erano gli ultimi della terra. Però sono arrivati i poteri forti, appunto, come diceva prima Lucia, il denaro, c'è cioè il potere del governo e così via, ha spaccato le comunità di base e così via, tant'è che quando la gente è così povera, cosa puoi fare? Arriva il governo e spacca proprio queste idee, perché porta, non so, delle scuole, porta della sanità, porta così via, queste famiglie che hanno più figli, vanno contro la loro idea, il loro credo, pur di dare un qualcosa, un futuro di speranza ai loro figli. Ecco qui che spaccano proprio le cose. Bisognerebbe proprio a monte riuscire a sostenere questa gente, come Samuel Ruiz, o questa guerriglia che in qualche modo tentava di dare dignità a quel popolo, a quella povertà di quel momento. Tra l'altro oggi in Italia è un giorno importante, perché è un giorno in cui pure c'è stato un martirio laico, martiri della legalità, 23 anni fa, uccisi anche loro, comunque in qualche modo, per sull'altare del Dio Denaro. Sto parlando di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Era Capaci, la strage di Capaci, 23 anni fa. Ma torniamo in America Latina, torniamo in America Centrale, in Salvador, perché tra poco più di un'ora vi trasmetteremo in diretta la messa di beatificazione di Oscar Romero. Però prima di, per prepararci a questo momento, andiamo a vedere un documentario, un bel documentario realizzato da Luci nel Mondo per Missio, un organismo della Conferenza Episcopale, che ci racconta, proprio attraverso anche delle testimonianze,
la storia e il martirio del vescovo di San Salvador, Oscar Romero. Tante le testimonianze toccanti a proposito di Romero viste in questo documentario. Don Domenico, mi ha colpito tantissimo però proprio l'ultima frase detta dal vicario di Romero, Monsignor Urioste. Questo sì, fu manipolato Romero, ma fu manipolato soltanto da Dio. Un ritratto bellissimo. Sì, Dio manipola, seduce, noi diciamo con parole più auliche, ma nel testo di Osea dove si parla "tu mi hai sedotto", in realtà si fa riferimento nell'originale a una forma di violenza, di pressione, per così dire. E credo che Romero, proprio perché è stato manipolato, nel senso che è stato trasformato con forza da Dio, ha potuto avere questa libertà che lo ha reso una persona che in quel momento storico aveva intuito quale fosse la strada da battere. Vorrei però, se possibile, tornare... Intanto quelle sono le immagini in diretta da San Salvador, dove sta per iniziare la messa di beatificazione. Tra poco noi la trasmetteremo in diretta. Continua. No, volevo dire che è riuscito ad essere veramente capace di intuire quale fosse la strada, a dispetto di quelli che lo stiracchiavano a destra o a sinistra, proprio perché è stato toccato da Dio. E credo che questo dica che Dio è veramente contemporaneo, è l'unico che ci riesce a far capire dove siamo e che cosa dobbiamo fare. Perché se torniamo indietro a quegli anni, non dobbiamo dimenticare che gli anni 80 sono ancora gli anni in cui c'è una forte tensione tra est ed ovest, il comunismo sembra inattaccabile e perciò tutta una certa posizione anche del mondo americano vede come fumo agli occhi chiunque possa parlare di giustizia sociale. E proprio questo è invece stato il momento nel quale Romero e tanti altri nella Chiesa hanno intuito che non si potesse star zitti e che a rischio di passare per quelli che non erano occorreva invece aiutare la gente a trovare giustizia. E tante volte non sono stati capiti nella Chiesa stessa. Neanche nella Chiesa, anche se poi la storia degli effetti ci dice che la Chiesa stessa lentamente ha metabolizzato quelle intuizioni. Io credo che una enciclica come quella di Giovanni Paolo II e la Sollicitudo Re Socialis non sarebbe mai stata scritta se non ci fosse stato Romero. Parlare di struttura di peccato, che è una categoria che introduce una nuova visione anche delle cose, dice che il peccato non è semplicemente qualche cosa che rimane chiuso, ma che crea delle situazioni che poi degenerano, che creano peccato a loro volta. Probabilmente non ci sarebbero state se persone come Romero non avessero fatto comprendere che qui era il punto su cui occorreva fare attenzione, perché quelle strutture erano tali da far, diciamo così, degenerare la situazione delle singole persone. Giorgio, un'altra testimonianza che mi ha colpito tanto è quella di Angelita, la segretaria di Romero. La commozione così viva tanti anni dopo. Tu sei stato in Salvador e tra poco vedremo delle testimonianze che hai raccolto tu. Hai toccato con mano ancora. Perché è così viva questa commozione per Romero? Perché per la gente del Salvador Monsignor Romero non è ancora morto. Cioè, sono convinto che forse lo potranno lasciare adesso, volare verso il cielo, adesso che hanno fatto la beatificazione, ma fino adesso loro lo volevano santo, per loro era già santo, ma non lo era ancora sotto l'aspetto così, no, nella realtà, cioè proprio accettato dal mondo, no? Cioè, aspettavamo sempre il responso e la dichiarazione della Chiesa, infatti è arrivato Papa Bergoglio, tutto bene. Poi quando sono andato a Ciudad Barrios, la città natale appunto di Monsignor Romero, anche lì ho intervistato delle persone, cioè con quanta commozione anche loro mi raccontavano di quando era bambino, mi raccontavano da come lui viveva anche quei posti e chi era per loro Monsignor Romero, era appunto quel santo ed era con loro, era uno di loro, era il loro spirito e la loro forza in qualche modo, perché quella gente ancora oggi non è del tutto ricca, cioè c'è molti di loro che stanno vivendo pur avendo cambiato ovviamente un po' i sistemi, però ancora alcuni di loro stanno, non dico soffrendo, però tribulando nell'esistenza. E quindi Romero è comunque una speranza. Ecco qui che, cioè, è facile trovare la commozione, la troviamo noi se noi andiamo a vedere e capire che è un uomo che ha dato la vita per gli altri, la sua coerenza di idee, la sua coerenza di vita. Cioè, dopo tutto sono degli esempi veri, ecco, anche per chi come me che di fede ne ha poca.
Sentiamo due persone vicinissime a Romero per motivi differenti, intervistati da te. Sto parlando del fratello di Romero e della sorella del mandante dell'assassino. Sentiamo cosa hanno detto a Giorgio Fornoni. Y me dijo, si me llegan a matar, desde ya perdono a los que han hecho, a los que lo hagan. Y entonces yo repito lo mismo, si Monseñor los perdonó, yo también los he perdonado. Como le dije al principio, yo lo conocí muy bien, era un hombre santo, era un hombre bueno. Él practicaba las virtudes de no mentir, de no robar, de no dañar, de no calumniar, y eso era para él, y lo recomendaba a la patria, a las familias, ¿ve? Que todos perdonaran, que todos fueran buenas personas. Entonces yo concluí que él era un hombre santo, y como me dijo un periodista, es un hombre fuera de serie, porque él quería a todo el mundo, y pero sobre todo a los pobres. Mi primer pensamiento, si partimos de un concepto bíblico de lo que significa ser santo, o sea, seguidor de Jesucristo, me parece que Monseñor Romero, igual que los profetas bíblicos que nos cuentan en la Biblia, cumplió ese papel a cabalidad. Fue fiel al seguimiento de Jesús de Nazaret. Y eso, igual que a muchos otros, le llevó al martirio. Y a pesar del contexto en que él vivió, muy complicado, muy difícil, se mantuvo coherente y fue honesto con su fe, sin importarle los riesgos. Entonces, cuando estudiamos a Monseñor Romero desde una perspectiva bíblica, nos encontramos que tiene exactamente las características de un, digamos, santo, de un profeta, de un discípulo fiel. Yo más le llamaría a eso. Ser santo es un discípulo de Jesús de Nazaret, fiel, honesto y valiente. Entonces, Monseñor ha llenado esos requisitos. Un día antes de su muerte, yo estuve con él en el hospital, en la sala de cuidados intensivos, que se llama. No podía hablar ya. Le tomé la mano y le dije, Roberto, ya deja que tu espíritu ya salga de tu cuerpo y pídele perdón a Monseñor Romero. Su expresión fue de tomarme del cuello, acercarme a él y llorar. Se le corrieron las lágrimas, pero no sé cómo interpretarlo. Si es, si se molestó porque le dije que se muriera ya, si se molestó porque le mencioné a Monseñor Romero, si fue un acto de arrepentimiento, es que no hablaba. Al día siguiente murió. Entonces, no sé. Quest'ultima testimonianza, Giorgio, che hai raccolto, ci mostra, secondo me, in maniera esemplare come la guerra civile del Salvador, la morte di Romero, il martirio di Romero, siano una ferita profonda che ha spaccato il paese, ha spaccato le famiglie. Beh sì, infatti una delle domande che ho fatto appunto a lei alla fine, dopo questa intervista, ho chiesto: ma come si sente lei, sorella del mandante che ha ucciso un santo? Tutti i giorni sui giornali escono queste notizie e lei dice solamente la fede mi ha aiutato a uscire da questo incubo. E ho chiesto come ha potuto, essendo così lei, suo fratello, diventare quel che è diventato. Lei mi diceva: era un bambino ambizioso, già a 17 anni ha seguito, è entrato nella scuola delle Americhe, quindi proprio indirizzato a delle cose totalitaristiche, quindi a quel punto si è costruito una vita in quel modo. Ecco qui che forse le colpe non sono tutte
cioè covateli all'interno, ma venivano anche un po' dall'esterno. Sono delle forze chiaramente che dovevano dare ragione e aiuto ai terratenenti e ai poteri di allora. Ecco, comunque la parte umana che ancora lei riesce a dare chiaramente ci fa capire che oggi come oggi è talmente vivo quel mondo e quel ricordo che diventa, diciamo, diventa positivo. Ecco, perché si può dire, sì, è morto Monsignor Romero, però è stato quasi un... la sua morte ha dato una forza talmente forte. Io non sono della parte della religione che quando muore un seme, no, che poi deve dare i suoi frutti. Ecco, però dall'altra parte veramente, cioè, dà qualcosa anche a noi, come dicevo. Insomma, un frutto in terra, un frutto terra, per, il, sì, sì. Per il paese. Ma sentiamo, sì, ancora altre due interviste fatte da Giorgio Fornoni. Intervista a Monsignor Chavez, vescovo ausiliare attuale di San Salvador, e padre Toeria, un gesuita rettore dell'Università Centroamericana. Molto interessanti. Grazie. È un santo incomodo, un santo che nos obbliga a pensare seriamente che significa essere discepolo di Gesù Cristo in situazioni limite. Es un mártir totalmente original porque fue asesinado por gente bautizada. Ese fue el tema que más tocó estudiar en Roma, cómo se aplica a él el odio a la fe. Es un santo por eso mismo universal. Cuando se supo esa noticia, fue una noticia planetaria. Es el santo del siglo XX, el mártir más conocido y más amado del siglo XX. Es algo asombroso. Y este año esperamos, pues, que el mundo disfrute del momento en que Romero sea declarado beato. Estamos muy contentos. Sucedió en el año 2007 en Aparecida. Él era cardenal Bergoglio. Le pregunto al sacerdote, ¿qué piensa usted de Monseñor Romero? Responde, para mí es un santo y un mártir. Si yo fuera papa, ya lo habría canonizado. Eso lo dije en el año 2007. El año pasado ya el papa, pues, expresa su deseo de verlo en los altares, y este año el papa, ya el 3 de febrero, firma el decreto que reconoce su martirio. Entonces Bergoglio se siente muy cómodo con Romero. Este hecho de tener diversos pensamientos, diversas teologías, hacía que algunas teologías más conservadoras, que tenían algunos, no todos, en el Vaticano, había gente sumamente abierta, y también entre los cardenales hablo, ¿verdad? Pero también había otros sumamente cerrados. Yo me imagino, porque... Bueno, tal vez es una imaginación latina la mía, ¿verdad? Pero yo imagino que los cardenales que se oponían a la beatificación de Monseñor Romero llegaban donde el Papa, donde pues Juan Pablo II, o tal vez Benedicto, me suena un poco más difícil que hicieran eso, pero tal vez era posible, de llegar a santidad. Sabemos que es un santo, pero puede confundir a la gente, pero puede crear polarización en el país, puede ser utilizado políticamente, conviene esperar, vamos despacio, sí, él es un santo, él ya está con el Señor, pero esperemos santidad, esperemos. Supongo que hablaba en ese tono y de esa manera, y bueno, eso iba obstaculizando y frenando, estemos seguros, no sea que nos saquen una frase que realmente escandalice, miremos todos sus documentos, vayamos despacio, él es un santo, sí, sí, pero vayamos despacio. Me imagino que eso era el tipo de freno que había, porque negar la santidad de Romero o el martirio es muy difícil, pero métodos para frenar hay muchos. Insomma, una beatificazione lenta. Lucia, tu ritieni credibile la ricostruzione che fa padre Toheira? Chissà che cosa può essere successo, probabilmente qualche resistenza c'è stata, l'ha detto Monsignor Paglia chiaramente, che ci sono stati alcuni che si sono opposti alla causa di beatificazione in un primo periodo. La situazione era polarizzata, era difficile, è probabile che qualcuno abbia detto sì, Romero è un santo, però potrebbe creare ulteriori spaccature all'interno. Non dimentichiamoci che El Salvador ha avuto 12 anni
ostile, che Monsignor Romero fino all'ultimo ha cercato di evitare, e poi per 17 anni è stato al governo il partito fondato tra gli altri dal maggiore d'Aubusson, cioè il mandante riconosciuto dell'omicidio di Romero, quindi la situazione era complicata. Sicuramente oggi Oggi è un paese unito in festa per Romero? Sicuramente sì, c'è una minoranza tuttora che resta dell'idea che Romero fosse un comunista o manipolato dai comunisti, ma è quella minoranza medioevale dell'elite al potere di El Salvador, come in tutto il Centro America, per cui rifiuta ogni istanza di minima giustizia sociale, per cui riconosce la terra come proprio potere dato per diritto divino e le persone che ci lavorano come schiavi. Al di là di questo, El Salvador è un paese in festa oggi, sono attese 260.000 persone alla beatificazione e soprattutto è la festa del popolo salvadoregno che in tutti questi anni, al di là di quello che Roma diceva o non diceva, ha tenuto viva la memoria di Monsignor Romero. A me la cosa che ha commosso di più a El Salvador è vedere i contadini arrivare senza scarpe dai posti più sperduti di El Salvador per andare a pregare sulla tomba di Romero. Quando io ho chiesto a una signora, ma perché lei è venuta qua? Lei mi ha detto, io vivo per strada da quando avevo 7 anni, vendo al mercato. A me nessuno aveva mai detto che ero un essere umano degno di stima. La prima persona che me l'ha detta è stata Romero, io questo non lo dimentico. Questo è Romero per il popolo salvadoregno, il riconoscimento della dignità di ogni essere umano e ovviamente col popolo, perché il popolo era oltre il 90% della popolazione. Romero non è mai stato ai ricchi ha semplicemente chiesto di convertirsi per condividere coi poveri la gioia del regno. Questo è il messaggio sulla di Romero. Sulla tomba di Romero, lo ricordiamo, nel 1983 pregò anche Giovanni Paolo II in barba alla volontà del governo di allora, e la preghiera che lui ripeteva lì era: Romero è nostro, Romero è della Chiesa. Intanto sentiamo un po' anche di festa del popolo salvadoregno, della Chiesa centroamericana e della Chiesa tutta per la beatificazione di Oscar Romero. Di festa, dunque, un'accelerazione, però lo sentivamo anche nella testimonianza del Vescovo del Salvador, che è un'accelerazione di questo processo di beatificazione in cui è stato decisivo il ruolo di Papa Francesco. Decisamente è un dato di fatto ed è facilmente intuibile. Sicuramente sono passati degli anni rispetto anche alla situazione incandescente a cui faceva riferimento Lucia, però credo che il sigillo, anche da un punto di vista simbolico, viene proprio da un papa latinoamericano che ha vissuto dal di dentro questa forte divaricazione socio-economica e credo che l'abbia interpretata da subito nella linea di Monsignor Romero. Non dimentichiamo che Papa Francesco ha sempre teorizzato e praticato la teologia del popolo, che è proprio quella in cui non si crea una distinzione, diciamo così, tra la gerarchia e i fedeli, tra la Chiesa e la società, e quindi proprio questa sua visione così globale lo ha predisposto da subito a questa ipotesi di beatificazione, che credo sia in qualche modo anche per la Chiesa una provocazione, perché il lato debole di molto nostro cristianesimo è quello di privare la fede della sua ricaduta sociale, di ridurla, cioè anche oggi, in un'epoca molto dissacrante, in realtà c'è un ritorno di religiosità che spesso però viene consumato nell'intimità, in una dimensione quasi psicologica, comunque autoreferenziale, cioè piegata su se stessa. Invece la fede ha il suo banco di prova nella capacità di cambiare, diciamo, il mondo. Come diceva qualcuno,
non è dal modo con cui tu mi parli di Dio che io capisco se è abitato nel fuoco dell'Eterno, ma dal grado di bellezza e di verità che suscita la tua fede. Questo è il punto che Romero fa splendere. La fede che ci fa credenti, la carità creduti, diceva Don Tonino Bello, certo. Marco. Sì, aggiungo solo una cosa a quello che diceva adesso Don Domenico. Credo che, l'ha detto anche stamattina il Papa, ha ripetuto per l'ennesima volta, Romero ha testimoniato contro un'idolatria, contro un idolo, contro un sistema fondato sul Dio denaro, che perverte i cuori, anche di chi è stato battezzato, di chi ha l'etichetta di cristiano. E questo è il dramma, lo accennavamo anche prima, no? Di stati, di nazioni storicamente cristiane, ma che poi sono scese a compromessi con un sistema antiumano. E in questo senso Romero è figlio del Concilio. Romero, i suoi documenti chiave erano Gaudium et Spes, costituzione fondamentale, una delle costituzioni, uno dei testi fondamentali del Concilio, e la Evangelii Gaudium di Paolo VI. E quindi la scelta per i poveri non è una scelta di campo anzitutto semplicemente sociale, non è una questione politica nel senso partitica, destra, sinistra, è la scelta del Vangelo, è appunto questo identificarsi. D'altra parte il Vescovo è Gesù, è il rappresentante, lo dico a uno che lo sta per diventare, no? È appunto è Gesù nella porzione del popolo di Dio, ed è questo. Allora, è... Andiamo. E Romero è uno dei due o tre vescovi uccisi sull'altare, quindi anche dal punto di vista simbolico. In 2000 anni di storia solo tre vescovi sono stati uccisi mentre celebravano messa. Uno era Thomas Becket e l'altro era in Polonia, insomma tre figure fondamentali in un momento. E il momento della messa sta per iniziare, appunto, grazie ai nostri ospiti. Linea alla messa Cristiana Caricato e a Luis Badiglia per la telecronaca in diretta. Grazie per essere stati con noi.